Chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo? Alcuni dicono Giovanni il Battista. Altri dicono che sei Elia. Altri ancora Geremia. O uno dei profeti. Ma voi chi dite che io sia? Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Beato sei tu, Simone, figlio di Giovanni, poiché non la carne o il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze dell'inferno non prevarranno su di essa. A te consegnerò le chiavi del regno dei cieli, e quello che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. E quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Voi non direte a nessuno che sono il Cristo. Sicuramente, dopo la morte di Gesù, l'Apostolo Pietro ha svolto un ruolo preminente all'interno del gruppo più stretto intorno al Signore. Prima della Pasqua troviamo nella tradizione sinottica il fatto che Pietro è il portavoce del gruppo dei dodici e che comunque svolge un ruolo di preminenza. Dopo la Pasqua, Pietro è il primo nelle liste delle apparizioni e tutto lascia pensare che l'iniziativa di ricostituire il gruppo dei discepoli dopo la morte di Gesù risalga a Pietro. Ma la domanda è se la figura di Pietro come tale e il ruolo che Pietro ha avuto possano ammettere l'idea di una successione, se il ruolo di Pietro non si sia esaurito con Pietro. Il passo che lega a Pietro l'idea della custodia di una tradizione relativa a Gesù, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, certamente dal punto di vista di chi l'ha scritto, non prevede che altre persone esercitino lo stesso ruolo dopo Pietro. Quello che si vuole dire, invece, è che la tradizione su Gesù è legata al nome di questo testimone. Prova ne sia che il passo di Matteo è riferito al vescovo di Roma solo a partire dal III secolo. Per 250 anni a nessuno è venuto in mente di legare il passo di Matteo su Pietro alla figura del vescovo di Roma. In una prima fase a Roma c'è stato un monoepiscopato. Nel primo secolo a Roma la Chiesa era una rete di gruppi governata da un collegio di presbiteri. Il monoepiscopato, cioè l'idea di un vescovo unico in una chiesa locale, si stabilisce a Roma relativamente tardi. Poi, dopo la morte di Ignazio di Antiochia, che è colui che dall'Oriente importa in Occidente l'idea dell'episcopato unico, a Roma vediamo apparire il vescovo. Passano ancora 100 anni circa e a questo punto la sede romana rivendica una sorta di primato tra le chiese. E questa è la fase in cui si passa dal greco al latino come lingua ufficiale della Chiesa ed è anche la fase in cui il vescovo di Roma si comprende come il successore di Pietro. Egli inizia a citare il passo petrino come testimonianza di una particolare autorità del vescovo di Roma. La Chiesa di Roma, prima di allora, era comunemente definita la chiesa di Pietro e di Paolo, con riferimento al fatto che entrambi, si pensa, erano morti martiri a Roma. Nel III secolo essa inizia ad essere chiamata la chiesa di Pietro,
non più di Pietro e Paolo. Si osserva un'esigenza di legare un mito di fondazione alla funzione di accentramento della figura dirigente. Questo è il quadro. Il testo di Matteo non ha nulla a che vedere con la questione confessionale relativa al papato come funzione primaziale del vescovo di Roma. Stupisce che dopo tutto quello che l'esegesi ci ha spiegato, in alcuni testi ancora oggi, per esempio nell'enciclica Utunum Sint di Giovanni Paolo II, la rivendicazione del primato del vescovo di Roma venga motivata con riferimento al passo petrino. L'Evangelo di Matteo fa un discorso sulla persona di Pietro. Pietro, si dice, ma non è certo, muore a Roma verosimilmente sotto Nerone. Il Nuovo Testamento non è in alcun modo nemmeno sfiorato dall'idea che esista qualcosa come una successione a Pietro in una funzione. Questo può essere detto solo in lavori che non hanno un carattere scientifico. Negli altri, invece, si sostiene che il Nuovo Testamento non ha alcuna idea di una successione alla figura di Pietro, non se ne affronta nemmeno il tema. A Roma non c'era un vescovo, una persona singola, ma un collegio. L'idea che una successione a Pietro godrebbe delle prerogative, delle promesse associate al passo matteano di Gesù è, lo ripeto, del terzo secolo. Cioè nasce ed è documentata per la prima volta in una fase tardiva nella quale la Chiesa di Roma rivendica un primato rispetto alle altre chiese. Bisogna sottolineare il fatto che nelle parole di Gesù dette a Pietro non esiste il minimo accenno di istituzione di qualcosa che possa essere paragonata al papato. Gesù ha riconosciuto a Pietro un ruolo nella comunità cristiana del suo tempo, ma questo non autorizza in alcun modo a pensare che egli abbia istituito il papato o qualcosa di simile adesso.